La cotoletta del Bœuf noi la facciamo in modo tradizionale, poco battuta, non troppo grande per cui non deve uscire dal piatto e soprattutto con l'osso. Come si fa? Si taglia la cotoletta dalla parte del carré del vitello, si batte appena appena. Una volta che è battuta si passa nel pangrattato, si ribatte un'altra volta, si ributta nell'uovo sbattuto, ovviamente l'uovo sbattuto intero, non solo rosso, non solo bianco, intero. Una volta che è passato nell'uovo, si ristende dentro nel pangrattato, poi si appoggia sul tavolo e con il coltello si batte bene da una parte e dall'altra, si para intorno perché comunque se si lascia qualche pezzettino poi nella padella brucia e comunque non sta bene. Poi facciamo dei tagli entrambi i lati, perché quando si cuoce la cotoletta poi all'interno dei tagli passa l'olio, cuoce meglio. E seconda cosa, per motivo estetico, il piatto comunque fa una bella figura. Poi si prende una padella, un sottile di ferro, si scalda bene, si aggiunge dell'olio di semi. Quando l'olio incomincia a scaldarsi si adagia la cotoletta, si fa rosolare appena appena, si rigira e si mette una noce di burro. Perché si mette una noce di burro? Perché comunque il burro aiuta a far diventare croccante la panatura, dà un colore ben visibile nel piatto e poi anche un buon sapore. Dopodiché, che abbiamo rosolato la nostra cotoletta, la spostiamo su un vassoio, la carta assorbente, si fa asciugare un attimino, poi si serve nel piatto.